Buon pomeriggio dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, dove Cremonese e Trapani hanno da qualche secondo dato il via alla sfida che soprattutto per i siciliani può voler dire promozione diretta in Serie B. Un cordiale saluto da Giuseppe Galati e da Katia Serra. Allora, vediamo subito le formazioni con l'aiuto della grafica e del nostro regista Claudio Sisto. Cremonese che si schiera con Grillo, Sales, Visconti, Martinarini, Cremonesi, Minelli, Nizzetto, Baiocco, Juric, Caridi e Lenoci. Schieramento, Katia. Un atteggiamento tattico consueto nell'ultimo periodo, dal primo minuto con il numero 10 Caridi ha trovato il posto dietro alla punta di Juric. Per quanto riguarda il Trapani, in campo Roberto Boscaglia manda Nordi, Priola, Dai, Pagliarulo, Filippi, Pirrone, Pacilli, Caccetta, Abate, Gambino e Mancosu. Anche in questa circostanza fedele al suo 4-4-2 il mister Boscaglia, oggi alle prese con parecchie assenze su tutti, Rizzi e Lobue squalificati, sostituiti da Priola e Dai. Gara diretta dal signor Davide Gersini di Genova, che deve ora intervenire per comandare un calcio di punizione in favore della Cremonese. Cremonese che deve cercare un vero e proprio miracolo, mentre stiamo vedendo, sempre grazie all'aiuto della nostra grafica, anche gli assistenti. Li ricordiamo: Tarcisio Villa di Rimini e Giovanni Pentangelo di Nocera Inferiore. Un miracolo per poter entrare nei playoff, per tentare la promozione in Serie B. Una gara da giocare questa per la Cremonese, con l'orecchio teso a quello che accade tra Sudtirol e Trizium. Altrettanto dovrà fare il Trapani. Intanto seguiamo questa azione, il colpo di testa e il pallone che entra in rete, il gol della Cremonese, un doppio rimpallo e Cremonese in vantaggio nel corso del terzo minuto di gioco. Il gol dovrebbe essere stato realizzato da Cremonesi. Seguiamo l'azione, il pallone sfiorato di testa da Juric, poi sulla linea di porta sono intervenuti prima Minelli e poi Cremonesi, che ha messo in rete. Dunque padroni di casa in vantaggio. Comincia male questa sfida, questa avventura per il Trapani. Una vera e propria invasione di tifosi siciliani qui a Cremona. Trapani che prova a reagire con Mancosu, che è stato fermato al momento del tiro. Mancosu che però ha toccato per ultimo il pallone, quindi si riprenderà con la rimessa in gioco da parte del portiere della Cremonese, Grillo. Una gara subito in salita, come ricordavi tu, pronti e via, subito questo gol su palla inattiva. Una Cremonese che oggi deve in primis onorare il proprio campionato, il suo destino, non dipende solo dalla sua gara, un destino probabilmente complicato, anche perché in stagione ha perso troppi punti importanti che gli ha fatto arrivare a questo appuntamento troppo tardi. Un approccio un po' troppo morbido da parte del Trapani. Trapani che non ha mai perso nel girone di ritorno. Un Trapani straordinario, quello di Boscaglia, dopo il giro di boa è riuscito a recuperare lo svantaggio rispetto al Lecce, attualmente a pari merito proprio con il Lecce, che sarà impegnato, che è impegnato quest'oggi a Bergamo contro l'Albino Leffe, ed ha il vantaggio però il Trapani della miglior differenza reti nello scontro diretto con i salentini. Quindi è importante per il Trapani oggi vincere contro la Cremonese, fondamentale direi, anche perché con i tre punti. Intanto seguiamo questo angolo con traiettoria arcuata, nessun problema per l'intervento di Grillo. Riparte Baiocco, un tunnel, pallone perso poi a centrocampo. Come si diceva, con i tre punti avrebbe la matematica promozione in Serie B, quindi non gli interesserebbe il risultato del Lecce, ed è per questo che i ragazzi di Boscaglia devono subito entrare in partita. Hanno avuto una buona reazione comunque dopo il gol subito.
Reazione che porta di nuovo in area di rigore i giocatori del Trapani. La conclusione ribattuta, l'aggressività dei siciliani. Pallone che rimane vivo. Conclusione poi sul fondo. Ci ha provato dal limite Pirrone, reattivo. Grillo ha respinto poi il pallone. È stato calciato al lato da Lenoci. Io direi di andare a sentire a bordo campo dal nostro Fabio Pietro Giusti quella che è stata la reazione delle due panchine al momento del gol. Seguiamo soltanto questa azione, Fabio, poi ti darò la linea. Baiocco al limite, perde palla, ancora una conclusione di Pirrone sul fondo. Bordo campo, Fabio Pietro Giusti. Sì Giuseppe, la reazione è stata molto molto pacata, evidentemente è troppo presto per prendere, come dire, per preoccuparsi in un senso o nell'altro di questo risultato. Molto tranquilli, i due allenatori sono al loro posto e stanno seguendo per il momento senza intervenire. L'angolo sul quale esce con qualche incertezza Grillo, in due tempi fa suo il pallone, rilancia l'azione della Cremonese con Baiocco. Giocatore di grandissima esperienza Baiocco, tantissimi anni spesi in Serie A tra Perugia, Juventus, Brescia, Piacenza, anche con il Catania e il Piacenza ha giocato nella massima serie, il centrocampista della Cremonese, centrocampista e capitano. Intanto ci arriva la segnalazione del vantaggio del Lecce. Il contropiede del Trapani, saltato il portiere, palla in rete, pareggia Mancosu per la formazione siciliana. L'esultanza di Matteo Mancosu. Come rivediamo da questo replay, nell'uno contro uno, un'uscita avventurosa di Grillo a causa del retropassaggio del suo compagno, non si intendono i due e da rapinatore del gol Mancosu ne approfitta subito portando a 13 il suo bottino stagionale, un giocatore fondamentale in zona gol per il miglior attacco del campionato. E vi stavamo dicendo che il Lecce è passato in vantaggio con Bogliasino e ha subito reagito il Trapani a questa notizia. Gara apertissima dunque a qualsiasi risultato per l'atteggiamento spregiudicato della Cremonese, che come detto deve cercare il miracolo per giocarsi le chance, le residue speranze di arrivare ai playoff e anche per l'intraprendenza, l'aggressività, la reattività dopo il gol subito della formazione siciliana che ha trovato il pareggio. 1-1 dunque al nono minuto tra Cremonese e Trapani. Il portiere della Cremonese, Grillo, sempre molto sotto pressione, lo abbiamo visto dover uscire su Mancosu che è il giocatore più attivo lì davanti del Trapani ed è lui che ha firmato il pareggio della formazione siciliana. È proprio Mancosu adesso che porta un'altra minaccia dalle parti di Grillo. Ecco Giuseppe, in occasione del pareggio del Trapani Boscaglia ovviamente ha esultato, però ha subito richiamato all'ordine i propri giocatori dicendo di mantenere la calma perché ovviamente la gara, si è capito, sarà molto lunga. Molto lunga anche perché sul terreno di gioco le squadre sono piuttosto lunghe, gli spazi sono ampi e quindi ci sono tante possibilità per vedere delle segnature. Pallone recuperato ora da Nordi. Si sviluppa sulla corsia laterale di destra con l'avanzata di Priola. La manovra del Trapani, il lancio troppo lungo per Priola da parte di Pirrone, si era fermato il numero 2 del Trapani. La rimessa laterale affidata a Visconti, pallone giocato ora da Martinarini che avanza, allarga poi per Sales che può scendere, andare al cross cercando l'altissimo Juric.
impossibile anche per giovane attaccante della Cremonese arrivare su questo pallone, inquadrati dal nostro regista Claudio Sisto. I tanti tifosi del Trapani giunti a Cremona nella speranza di festeggiare una promozione diretta. Il tecnico del Trapani, Roberto Boscaglia, già l'anno scorso sfiorò la promozione in Serie B, la formazione siciliana sconfitta in finale dal Lanciano di Gautieri. Pallone ben controllato da Pacilli, l'azione proseguita da Priola, la deviazione in angolo da parte di Baiocco. Ecco, Giuseppe Scienza, il tecnico della Cremonese, sembra un tantino preoccupato da questo pressing del Trapani e sta invitando i giocatori ad uscire, a allontanarsi dall'area, a salire in maniera da tenere lontano il Trapani dalla metà campo lombarda. Angolo battuto con il pallone che viene toccato di testa da Pagliarulo, non riesce poi il Trapani a tenere in campo pallone stesso che finisce in fallo laterale. Può rifiatare la Cremonese che, dopo aver aggredito nei minuti iniziali il Trapani, sta ora subendo l'iniziativa della formazione siciliana. Il cross di Pacilli, pallone recuperato da Pirrone che cerca il fondo, costretto a destreggiarsi e a toccare dietro per un compagno. Si trattava di Dai che ha provato a mettere al centro, reclamava anche un tocco di mano il numero 3 del Trapani. Si distende ora la Cremonese, o quantomeno prova a farlo con le noci, ma l'aggressività sulla mediana da parte dei siciliani porta ancora in area di rigore il numero 7 Pacilli. Poi il tentativo anche di Abate, per due volte si oppone efficacemente Grillo. Hai proprio detto bene, efficacemente, perché il doppio colpo è riuscito a parare con grande reattività, a rialzarsi immediatamente per parare anche la seconda conclusione, questa volta di Abate, un Grillo fondamentale in questa azione. Portiere della Cremonese che fino a questo momento è stato determinante, perché dopo aver subito il gol la formazione di Roberto Boscaglia si è presentata almeno quattro volte davanti all'estremo difensore di casa. Provvidenziali gli interventi di Grillo. Le precedenti occasioni, così come in quella che si è sviluppata un minuto fa e che ha portato al tiro prima Pacilli e poi Abate. Una Trapani che cerca sempre immediatamente la verticalizzazione, in particolare la profondità per i suoi due attaccanti, meno sviluppo sulle corsie esterne, una caratteristica invece di questa squadra nell'arco di tutta la stagione. Dobbiamo ricordare che proprio sugli esterni la squadra ha le defezioni, Rizzi e Lobue come avevamo ricordato in precedenza, e poi anche Basso fuori già da alcune settimane in seguito all'intervento al tendine d'Achille. Continua ad essere giocata a viso aperto la partita tra Cremonese e Trapani allo Zini di Cremona, gara che può voler dire Serie B diretta per la formazione siciliana, alla quale però serve una vittoria anche in considerazione di quello che sta accadendo a Bergamo, dove Lecce sta vincendo per 1-0 sull'Albino Leffe. Lecce che è a pari punti con il Trapani a quota 61 in testa alla classifica del girone A della prima divisione di Lega Pro. La differenza reti negli scontri diretti però è a favore dei siciliani, che ora continuano a fare pressing impedendo
ai giocatori della Cremonese di ragionare. Viene fuori bene Martinarini, che allarga poi per Nizzetto, il lancio in profondità, l'uscita sicura da parte di Nordi. Abbiamo superato il 15° minuto del primo tempo, 1-1 tra Cremonese e Trapani, con il Trapani che si riversa ancora nella metà campo dei Lombardi. Il pallone messo in area di rigore da Pacilli, lo lascia sfilare Gambino, lo controlla, lo rimette in mezzo dove c'era Mancosu, che però è stato anticipato di testa Djuric, ha recuperato Pirrone. L'azione poi proseguita da Caccetta, che si è scontrato con un avversario in area di rigore, abbatte, perde il momento per la battuta, ci prova anche Pacilli, un'altra deviazione questa volta da parte di Minelli che alza sopra la traversa. Come rivediamo dalle immagini, troppo lento nello stop e soprattutto pallone che gli rimane sotto, non gli consente di slanciare bene la gamba per colpire con potenza, e poi sulla ribattuta ancora una volta Grillo si fa trovare preparato. Altro calcio d'angolo ed è il quarto dell'incontro in favore del Trapani, di cui si incarica Gambino. Il pallone messo in mezzo, alzato di testa da Djuric, recuperato però da Mancosu, il sinistro ribattuto. Djuric perde palla al limite dell'area, un po' troppo morbido l'atteggiamento del centravanti della Cremonese, l'errore poi da parte di Pagliarulo, il lancio fuori misura per lo stesso Djuric, lascia sfilare il pallone, si accontenta della rimessa dal fondo Nordi. Dopo un inizio ovviamente da parte della Cremonese, gli uomini di Scienza hanno rallentato il ritmo, aspettano il Trapani, un Trapani che ha invece alzato notevolmente il proprio baricentro, un po' troppo a fretta in alcune circostanze, qualche pallone sciupato, ma un Trapani decisamente in partita e molto determinato. Subito inquadrato dalle telecamere guidate dal nostro regista Claudio Sisto, il tecnico della Cremonese Giuseppe Scienza, che sta seguendo con preoccupazione la gara, che era cominciata benissimo per la formazione grigio-rossa. Djuric fermato da Priola, poi ha perso palla, però attaccato ancora dal numero 9 della Cremonese, Pagliarulo. Cambiato gioco cercando Nizzetto, poi Caridi, lo stesso Nizzetto ha messo in mezzo per Djuric che è stato fermato, può ripartire il contropiede del Trapani, molto aggressivo Mancosu, in questo caso va a spingere alle spalle l'avversario, il direttore di gara comanda quindi il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Baiocco, Martinarini, scambia ancora con il capitano grigio-rosso, può avanzare Visconti, cede a Caridi, tentativo di triangolo non riuscito anche per l'intervento di Priola, lo stesso Priola va a chiudere poi su Caridi, si rifugia in fallo laterale. Non è stato aiutato da nessun compagno, ha scelto la soluzione meno pericolosa, intanto si rende pericolosa la Cremonese con l'iniziativa di Djuric e poi la conclusione a giro di Lenoci. Capita sul suo piede un pallone invitante, però da quella posizione Lenoci fuori, coordinazione completamente sbilanciato, colpisce il sotto il pallone alzandolo oltre la traversa. L'entusiasmo dei tifosi del Trapani ad accompagnare questa sfida con la formazione siciliana che arriva ancora in area di rigore, va in gol con Mancosu al 20° minuto del primo tempo, ribalta
la situazione, il Trapani a questo punto è Trapani in Serie B. A questo punto sì, lo si capisce anche dai festeggiamenti sul campo, possiamo vedere come l'assist per Mancosu che ha attaccato ancora una volta con insistenza la profondità, posizione dubbia, la sua, le immagini non ci aiutano a stabilire con certezza se era regolare o meno la sua posizione, va detto però che lui è stato freddissimo e grazie alla sua tecnica ha trafitto l'incolpevole Grillo. E questa volta Boscaglia, Giuseppe, è entrato in campo a festeggiare il gol, a dimostrazione del fatto che il Trapani ci crede, ha lasciato la plomb in panchina, si è buttato in campo a festeggiare con i suoi ragazzi il vantaggio, questo importantissimo vantaggio del Trapani. Doppietta di Mancosu che sale a 14 gol in questo campionato. Un atteggiamento, quello del Trapani, di grandissima personalità, convinzione, dopo aver subito l'avvio veemente della Cremonese, ha ribaltato la situazione, ma ora deve fare attenzione, il pallone scavalca Lenucci e arriva dalle parti di Nordi che ora può gestire con tranquillità. Non deve abbassare la guardia il Trapani, ma a questo punto può dettare i ritmi della partita, Katia. Hai detto bene, ma tra l'altro non inquadrato dalle telecamere, abbiamo visto come Boscaglia chiedesse ai suoi calciatori di alzare il baricentro, di andare avanti e quindi di non abbassarlo nonostante ci sia in questo momento il risultato a favore. Sì, Boscaglia ha chiamato in particolare Giuseppe Pirrone chiedendogli di salire, di non indietreggiare, di continuare a spingere, a fare pressing sui portatori di palla della Cremonese. E Caccetta, lo abbiamo visto poco fa andare al tiro dopo aver recuperato un buon pallone sulla mediana, non ha trovato lo specchio della porta, però è indicativo di quello che è l'atteggiamento della formazione siciliana che arriva ancora al limite dell'area, viene messo giù Mancosu ed è scattata l'ammonizione per numero 5 Michele Cremonesi, che è andato a tagliare la strada a Mancosu. Mancosu che anche in questa occasione è partito da una posizione dubbia, abbiamo visto in precedenza in occasione del secondo gol del Trapani, giocatori della Cremonese protestare a lungo con il direttore di gara. A mio avviso però in questa circostanza Mancosu era in posizione regolare, era proprio la difesa che se lo è dimenticato, non si era accorto che si stava attardando a rientrare e quindi è mancata l'attenzione giusta, lui su quel pallone praticamente sporco è andato immediatamente come una rapace e poi a quel punto per Cremonesi è stato inevitabile stenderlo. Calcio di punizione in favore del Trapani, battuto da Pirrone, ha respinto la barriera della Cremonese che ora può salire, anche se la rimessa laterale è in favore della formazione siciliana. Con le mani Priola cerca un compagno smarcato lungo linea, si è fatto vedere Mancosu che ha provato un colpo di tacco per mettere in mezzo, alle sue spalle c'era Pirrone, pallone recuperato ma irregolarmente da Abate che chiede scusa all'avversario, si trattava di Nizzetto. Va sottolineata la posizione di Abate che dopo il gol del vantaggio ha arretrato notevolmente il suo baricentro, una punta che si sacrifica tantissimo in fase di non possesso palla per aiutare la squadra. Pallone allargato ma troppo in profondità da Martinarini che poi va a recuperare la posizione su Gambino, il quale ha un accenno di protesta nei confronti del direttore di gara, riteneva di aver subito fallo l'attaccante italo-tedesco del Trapani. Il tentativo dalla lunga distanza di Visconti che è stato ribattuto dai difensori del Trapani che ora allontanano ancora un'iniziativa della Cremonese che però rimane in possesso di palla, continua il fraseggio nella metà campo del Trapani da parte dei grigiorossi.
con Lenoci che salta un avversario, poi riesce a mettere in mezzo, anticipato Juric, riparte in contropiede il Trapani con il lancio di Pacilli per Mancosu in area di rigore, attende l'arrivo di un compagno, il tentativo di Abate è stato respinto dai difensori della Cremonese, completamente fuori misura la verticalizzazione di Lenoci. Giuseppe Buscaglia ce l'ha un po' coi suoi, perché il momento cruciale della manovra, quando c'è da metterla in avanti a favore delle punte, perdono un po' troppo tempo e quindi chiede ai suoi di essere più rapidi. Il pressing di Abate nei confronti di Sales, che ha recuperato palla per la Cremonese, l'ha giocata su Baiocco, il lancio poi in direzione di Visconti, che ha qualche difficoltà nel controllo, favorisce il recupero da parte di Pacilli, che viene aiutato poi anche da Priola. In anticipo Baiocco, Nizzetto, buono l'aggancio, si gira bene, viene steso da Gambino, c'è calcio di punizione in favore della Cremonese. Nizzetto, che in questa circostanza si era trovata dentro al campo, poco taglia il giocatore per venire a prendere il pallone tra le linee, in questi ultimi minuti però molto più mobile, addirittura adesso dalla parte opposta del campo. Nizzetto sul pallone per la battuta di questo calcio di punizione in favore della Cremonese, attende il piazzamento dei compagni a centro area. Cremonese che sta perdendo in casa per 2-1 con il Trapani. Trapani ad un passo dalla Serie B, il pallone in area di rigore, il pareggio della Cremonese con Lenoci. Gol del numero 11 della Cremonese, per lui è il decimo gol in questo campionato, alla mezz'ora del primo tempo dunque ristabilita la parità. Viene sbagliato un controllo per liberare quel pallone sporcato dalla testa di Djuric, un pallone che rimane lì al centro dell'area, Lenoci tutto solo, è il primo che lo raggiunge e con il destro trafigge l'incolpevole Nordi. Bordocampo, Fabio, la reazione in particolare di Boscaglia, che chiedeva appunto attenzione ai suoi uomini di tenere alto il baricentro. Beh, c'è rimasto male Boscaglia, ma mi ha colpito di più la reazione di Scienza, che non si è agitato più di tanto. Ha avuto ovviamente un sussulto al momento del gol, la contentezza di questo vantaggio, però è rimasto tranquillo, e Boscaglia però adesso è agitato, fa avanti e indietro e dà indicazioni anche alla panchina per cercare di spiegare evidentemente come vorrebbe che la propria squadra si muovesse in campo. E teme evidentemente Boscaglia il ripetersi dello sventurato epilogo dello scorso anno. Trapani vicinissimo alla promozione in Serie B, sconfitto in finale dal Lanciano di Gautieri, quest'oggi con il Lecce che è ancora in vantaggio grazie al gol realizzato da Bogliasino a Bergamo contro l'Albino Leffe, sta pareggiando in casa della Cremonese 2-2 il Trapani, con una Cremonese che non vuole arrendersi a quella che è una situazione estremamente difficile, perché per poter accedere ai playoff la squadra di Scienza, lo ricordiamo, dovrebbe vincere questa partita e sperare in una sconfitta del Sud Tirol, che gioca in casa contro il Trizium, e a tutte e due le squadre basta un punto, un pareggio
per raggiungere l'obiettivo prefissato, playoff per il Sud Tirol, playout per il Trizium. E alla luce di quello che tu hai detto, effettivamente, pur non condannati dalla matematica, per la Cremonese quest'oggi l'accesso ai playoff è decisamente complicato. Seguiamo questa iniziativa del Trapani, ancora con Mancosu che cerca lo scambio con Abate, fermato c'è Gambino però che tocca un buon pallone in area, il vantaggio, il nuovo vantaggio del Trapani con Abate. E questa è una partita veramente da vivere fino in fondo, Katia. E soprattutto questa è un'azione da manuale del calcio, a mio avviso, perché Gambino, come rivediamo dalle immagini, nell'uno contro uno ha sì saltato Sales, ma non aveva lo spazio per tentare la conclusione, e con grande intelligenza tattica ha capito che dalle retrovie stava arrivando Dai che con tempismo si è inserito, ha servito al centro un pallone con i giri giusti e in spaccata il centravanti del Trapani ha realizzato il gol che lo porta a 14 in stagione, un giocatore fondamentale non solo in fase realizzativa ma proprio per il grandissimo apporto che dà anche in fase di sacrificio. Due attaccanti straordinari per quello che è il reparto avanzato più prolifico del campionato per il Trapani, due giocatori, Abate e Mancosu, che con il loro gol quest'oggi sono saliti entrambi a 14 reti all'attivo, 14 reti personali che stanno segnando il cammino della formazione siciliana verso la Serie B, ma la gara è ancora tutta da giocare, perché lo abbiamo visto, l'atteggiamento del Cremonese guidata da Capitan Baiocco non è decisamente un atteggiamento remissivo. Soprattutto Cremonese che ha messo il Trapani in difficoltà sulle palle inattive. Lo ricordiamo, nel primo caso si trattava di un corner, nel secondo invece di una punizione. Un Trapani che non è riuscito a gestire al meglio queste traiettorie aeree e con grande rapidità invece la Cremonese ha avuto nei suoi uomini gol, la capacità di renderle propizie. Il 33esimo minuto del primo tempo, dunque Trapani in vantaggio 3-2 sulla Cremonese. Trapani che è rapidissimo, velocissimo nelle ripartenze, soprattutto perché ha grande dinamicità negli uomini che formano la linea di tre quarti, che vanno a recuperare con rapidità il pallone sugli avversari, anche con molta aggressività, tanta densità in mezzo al campo da parte della formazione di Boscaglia, che ci crede su ogni pallone, lo ha fatto finché ha potuto anche in questa occasione. Mancosu ha chiesto scusa Pacilli al compagno per il lancio fuori misura. Per la verità un Mancosu che era apparso al di là della linea dei difensori, non è stato di questo avviso né l'assistente né il direttore di gara, ma dalle tribune parecchie proteste, perché la posizione sembrava francamente di offside. Il retropassaggio su Nordi, costretto a giocare con i piedi, lo fa senza correre rischi, e poi c'è l'errore di Cremonesi che mette in fallo laterale. Abbiamo visto inquadrati i tifosi del Trapani, che dall'inizio della partita, a dir la verità anche da prima che cominciasse questa sfida, hanno cominciato a sostenere i propri beniamini in campo intonando cori festosi. Si augurano ovviamente di poter festeggiare già quest'oggi la promozione diretta in Serie B per il Trapani. Giuseppe, Boscaglia al 3-2, immagino che non serva a dirlo perché si sarà visto dalle immagini, è entrato di nuovo in campo a manifestare il proprio entusiasmo e subito dopo ha dato indicazioni alla squadra di avere un atteggiamento più prudente.
Infatti ha chiamato Pirrone, gli ha detto di spostarsi un po' più indietro e di giocare davanti alla difesa. Ricordiamo anche che Cremonese e Trapani si incontrano per la sesta volta nella loro storia e la Cremonese non ha mai vinto contro i siciliani, 4 pareggi e una vittoria del Trapani, quella della stagione 2011-2012 con la vittoria Alzini per 4-2 del Trapani, Trapani che oggi sta conducendo per 3-2 quando siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco con questo lancio in direzione di Djuric ben contenuto dai difensori del Trapani. Il pallone toccato con un braccio poi da Caridi, ha visto tutto il direttore di gara, il signor Gherzini di Genova, che ha comandato un calcio di punizione in favore del Trapani già battuto da Pirrone. Lo stesso numero 6 è regista della formazione di Boscaglia a farsi consegnare il pallone più volte nel cerchio di centrocampo, poi Pagliarulo allarga per Dai che viene immediatamente attaccato, riesce comunque a evitare l'intervento del giocatore avversario che aveva fatto pressing su di lui, si trattava di Martinarini. Un errore poi in zona d'attacco da parte di Pacilli ha consentito a Sales di recuperare il pallone, giocato da Baiocco, poi Martinarini che fa salire ancora Sales per Caridi. Martinarini, Visconti, Martinarini, verticalizzazione per l'inserimento di Nizzetto, il pareggio della Cremonese, bucata centralmente la difesa del Trapani al 38esimo minuto, Cremonese 3 Trapani 3, Luca Nizzetto. Con il tempo giusto di inserimento su questo taglio controlla il pallone allungando solo anche un po' troppo, però troppo morbido. Filippi nell'uno contro uno, il capitano si lascia sorprendere in velocità e a quel punto per Nordi non poteva fare nulla di più di fronte al numero 7 che con grande qualità ha sfruttato l'occasione mettendo la palla nell'angolo opposto. Una gara vibrante che non ci sta risparmiando emozioni, con un risultato continuamente in altalena. Primo vantaggio della Cremonese dopo appena 3 minuti, il pareggio all'ottavo del Trapani, Trapani che poi è passato in vantaggio portandosi sul 2-1, poi il 2-2 di Lenoci dopo la doppietta di Mancosu, quindi nuovamente in vantaggio i siciliani con Abate, ora il pareggio di Nizzetto. Intanto è stato ammonito Giacomo Filippi, come ci mostra con l'aiuto della grafica sempre puntuale il nostro regista Claudio Sisto, per la spinta alle spalle ai danni di un avversario, è finito sul taccuino dei cattivi il capitano del Trapani Filippi. Seguiamo questa azione del Trapani che arriva ancora una volta in area di rigore con Abate, è stato perfetto qui l'intervento di Minelli. Nessun compagno a seguire questa azione così veloce, quindi nonostante sia riuscito a colpire il pallone e a toglierlo dai piedi del difensore non ha avuto una sponda che potesse andare al tiro. In fuorigioco intanto Djuric, il momento del lancio di Martinarini e qui Mancosu, lo stiamo vedendo contenuto da Cremonesi in modo regolare, andato via cercando l'azione e la soluzione personale individuale Mancosu, anche perché come giustamente hai sottolineato tu Katia, nessun compagno ha seguito l'azione del numero 11 del Trapani.
Andiamo a bordo campo a sentire quella che è l'atmosfera che si vive dalle parti delle due panchine. Fabio Pietroiusti. Sì, sì, Giuseppe, c'è grande agitazione sempre nella panchina del Trapani, con Boscaglia che è veramente molto, molto preoccupato per la sua squadra, per l'andamento della gara, mentre Scienza è assolutamente tranquillo, incita i suoi, non si è agitato più di tanto, non ha esultato più di tanto in nessuna delle tre circostanze nelle quali la Cremonese è riuscita a mettere la palla dentro. E che altro dire? Che Boscaglia comunque chiede molto ai propri giocatori di coprire sulle fasce e di fare attenzione alle avanzate della Cremonese. Giustamente, perché questa gara sta dimostrando che il risultato non è assolutamente scontato. Due squadre che si stanno affrontando a viso aperto. Prego Fabio. Giuseppe, ti dico anche che Scienza ha mandato a scaldarsi Luca Tedeschi, che lo potete vedere qui a bordo campo. Si sta scaldando il numero 14, Luca Tedeschi. E dunque un cambio alle viste nella Cremonese, immediatamente inquadrato dalle telecamere che abbiamo a bordo campo, guidate dal nostro regista Claudio Sisto. Luca Tedeschi che si sta riscaldando nell'intervallo, dunque ci potrebbe essere già la prima sostituzione per quanto riguarda la Cremonese, che ora si riporta nella metà campo del Trapani, al limite dell'area, prova a servire al centro Giuric Nizzetto, che poi va alla conclusione sul fondo il suo sinistro. Cremonese che però è sempre molto pericolosa, intanto è rimasto a terra un giocatore del Trapani, mentre il Lecce è sempre in vantaggio a Bergamo sull'Albino Leffe per 1-0, decide per il momento il gol di Bogliasino, e visto il risultato altalenante che è per il momento sul 3-3 qui allo Zini, la promozione diretta in Serie B in questo caso sarebbe della formazione salentina. Poco più di due minuti più eventuale recupero da giocare per quanto riguarda la prima frazione di questa sfida tra Cremonese e Trapani. 3-3 il risultato anticipato da Cremonesi. Abate, pallone che viene riconquistato dai siciliani con Pirrone, toccato dietro per Dai, la verticalizzazione per Abate che fa un velo a favore di Mancosu, che però stava rientrando da posizione di fuorigioco. E questa volta il primo assistente Villa prontamente segnala l'offside alzando la bandierina. Una partita che sta un po' scemando dal punto di vista dell'intensità, come è normale anche che sia dopo un primo tempo in cui il ritmo è stato molto alto, un primo tempo in cui anche il caldo si è fatto sentire, ed è importante quindi saper gestire al meglio le energie. Battute finali del primo tempo di questa gara, con il Trapani che non è riuscito a sfruttare l'azione su rimessa laterale, poi la Cremonese fatica a venire fuori dalla propria metà campo, l'errore di Priola che innesca il contropiede di Nizzetto, che prova ad andare in velocità, attende l'arrivo di qualche compagno, mantiene il possesso di palla, le finte su Pagliarulo, poi mette in mezzo un pallone altissimo per Giuric. Non poteva arrivare il compagno su quel cross, un Nizzetto però che in questo primo tempo è sicuramente il più dinamico, il più vivace, quello che sembra crederci di più nell'impresa impossibile per la sua squadra, non si è risparmiato ed è cresciuto con il passare dei minuti. Giuseppe, non ci sarà recupero. E quindi mancano veramente pochi secondi al termine
della prima frazione di gioco. E allo Zini arriva ora il duplice fischio del signor Gherzini, che manda le squadre negli spogliatoi. Un accenno di proteste da parte dei giocatori del Trapani, che probabilmente speravano di poter battere il calcio di punizione a loro favore che era stato concesso dal direttore di gara, che invece ha deciso di mandare negli spogliatoi le due squadre. Si va dunque all'intervallo sul 3-3. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta qui dallo stadio Giovanni Zini di Cremona.